Bentrovati. Nel tutorial che segue vi vado ad illustrare brevemente la lavorazione di questo punto, la tecnica tunisina, il punto nido d'ape. Questo è il fronte e questo è il retro. Come potete vedere, sul davanti si viene a formare una specie di reticolo dato dall'incrocio dei punti. È un punto dalla trama molto fitta e quindi adatto per la lavorazione di copertine, cappelli, sciarpe, scialli, stole o tutto quello che la fantasia vi suggerisce. Si lavora su base pari più due che saranno i due punti esterni di margine. Su due giri completi usando semplicemente dritto e rovescio. Ma passiamo al tutorial. Il punto si lavora su un multiplo di 2 più 2. I più 2 sono i due punti esterni di margine che lavoreremo sempre allo stesso modo. Io ho già avviato la mia catenella, entro nella seconda a partire dall'uncinetto e vado a estrarre la mia asolina. Continuo in questo modo per tutti i punti che ho montato. Stiamo lavorando il giro di base. Nell'andata andiamo a caricare i punti e nel ritorno andremo a scaricare i punti normalmente, come facciamo per il punto base Tunisi. Per chi fosse poco pratico della tecnica, trova la playlist dedicata sul canale e con video di punti base e con variazioni sulla tecnica e anche su come costruire degli uncinetti handmade per provare la tecnica e quindi andare successivamente ad effettuare i vostri acquisti. Sono arrivata al termine della catenella e vi ricordo che l'ultimo punto di margine noi andremo ad inserire il nostro uncinetto in tutte e due le asoline, e quello anteriore e quello posteriore. Andiamo adesso a fare il giro di ritorno per il nostro giro base. La prima solina la scarichiamo singolarmente, le successive due alla volta. Al termine di questo giro partiremo con la lavorazione del punto vero e proprio. Abbiamo terminato la lavorazione del giro intero di base. Proseguiamo adesso con la lavorazione del punto. Andremo a lavorare un punto dritto e uno rovescio alternato. Entro nell'asticella verticale, vado a lavorare il punto dritto, carico il filo, lo porto sul davanti dell'uncinetto, entro di nuovo nell'asticella successiva, riporto il filo sul dietro e vado a lavorare il mio rovescio. Anche di questo, del punto rovescio, trovate il tutorial sul canale. Dritto, porto il filo sul davanti dell'uncinetto, entro nella barretta verticale del punto successivo, riporto il filo sul dietro e lavoro il rovescio e continuo in questo modo fino ad esaurire i punti che ho caricato, alternando un dritto ad un rovescio. Vi ricordo che il punto di margine va lavorato prendendo tutte e due le asoline che lo compongono, e quella anteriore e quella posteriore. Partiamo con il giro di ritorno. La prima asolina la scarichiamo singolarmente, le altre due alla volta, fino ad esaurire i punti che abbiamo montato. Partiamo con il giro successivo e andiamo ad invertire la lavorazione. Vedete che il giro sottostante inizia con un punto dritto, noi cominceremo questo giro con un punto rovescio, quindi porto il filo sul davanti, entro nella barretta verticale, riporto il filo sul dietro e vado a lavorare il mio punto rovescio. Qui
Qui abbiamo il punto rovescio, entro nella barretta verticale e vado a lavorare il punto dritto e continuo in questo modo per tutto il giro. Andremo a scaricare i punti come facciamo per il punto base e come vi ho fatto vedere poc'anzi. La prima asolina la scarichiamo singolarmente. Le successive due alla volta fino a terminare il giro di ritorno. Fate attenzione a non perdere nessun punto che i punti rovesci tendono a stringere. Dritto e rovescio. Il punto di margine lo lavoriamo sempre prendendo le due asoline che lo compongono. Se volete esercitarvi un pochettino con la tecnica, vi ripeto che trovate i tutorial sul canale nella playlist dedicata. Terminato di caricare i punti anche per questo giro, andiamo a scaricare per il ritorno. La prima singolarmente, le successive due alla volta. Abbiamo terminato anche questo giro e riprendiamo la lavorazione invertendo i punti. Dritto sul rovescio e rovescio su dritto. E questo è il risultato. Lavorato il primo e il secondo giro dopo l'avvio del giro base, continuerete la vostra lavorazione alternando il primo e il secondo giro. Mi auguro che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Io vi saluto e vi aspetto per i prossimi.